La volgarità di questo argomento si commenta da sola. Quando non vuoi dire che prendi le distanze dal testo, dici costa troppo, vuole essere pagato, vuole i soldi, come se un professionista di quella levatura dovesse lavorare gratis. Io al suo posto avrei detto vi frego venendo gratis, così dovete censurarmi sul testo se volete andare fino in fondo, perché non ve lo lascio questo pretesto. Quando Santoro nel 2006 tornò in televisione dopo l'editto bulgaro, mi chiese di fare una rubrica. L'allora amministratore delegato della RAI, Masi, si rifiutava di farmi il contratto. Io, per non dargli la vinta, ho lavorato per la prima stagione intera, 30 puntate, senza prendere un euro. Alla fine dell'anno, per evitare una causa, mi hanno dato tutti gli arretrati. Ma è una vergogna che a qualcuno venga chiesto di lavorare gratis. È sempre ricorso questo argomento volgare per screditare chi dice una cosa che non fa comodo, dire vuole i soldi. Perché è stato usato anche per screditare la politica, questo populismo, è stato dei 5 Stelle. No, i 5 Stelle ce l'avevano con quelli che li rubavano i soldi. Dire, come ha fatto la Meloni, che non si può pagare uno con soldi pubblici per attaccare il Presidente del Consiglio, significa che con i soldi pubblici si pagano soltanto quelli che non attaccano il Presidente del Consiglio. Il servizio pubblico non è il servizietto privato del Presidente del Consiglio. La libertà, la cui riconquista celebriamo il 25 aprile, è stata appunto conquistata per poter criticare i governi, perché per parlare bene dei governi bastava il fascismo. Poi io personalmente non condivido quello che diceva Scurati, e cioè che c'è continuità fra il fascismo e la Meloni, perché questa è la parodia della parodia berlusconiana, che era già una parodia del fascismo, quindi è una parodia al cubo. Questi fanno pena, non fanno paura.